Questa è la colazione coreana a 8 euro. È un banchetto imbandito di roba. La dice chiaramente se è già insaccherata, si mangia intera. E non ci hanno portato piatti. Poi se ne è chiesto uno per lei. E c'è altra gente. Sono quattro tavoli in tutto, sembra di essere, probabilmente siamo una casa coreana vera, insomma. Comunque è tutto molto buono e quindi ce la godiamo. Buon appetito! Intanto questa è la nostra decima giornata in Corea, siamo nella Corea continentale a Bonghua, anzi Bonghua come la dicono loro. E questa è la casa dove abbiamo fatto la colazione coreana, che è abbastanza moderna, diciamo. E ci siamo dovuti togliere le scarpe, abbiamo mangiato in terra, riscaldamento a pavimento, e queste invece sono un villaggio di casine in stile tradizionale, addirittura penso sia un patrimonio storico, e sono fatte, hanno tutti questi tetti belli in questa maniera, hanno le finestre, le porte che scorrevoli in carta di riso, e dentro sono molto spoglie, come avete visto, hanno il pavimento di legno, il riscaldamento a pavimento, però sono tutte rifatte, insomma c'è il bagno in camera, insomma hanno queste mura di recinzione, e il nostro hanok fa parte di un complesso più grande che sarebbe quello là, dove c'è anche un bel giardino in stile coreano, con tante cosine, con tanti alberini, con tante cosine. Ci dovrebbe anche essere una altalena tipica coreana, ora ve la facciamo vedere. Questo è l'ingresso della nostra casa hanok. Questo sembra essere un padiglione principale, anche se probabilmente sono tutte casine piccine. Il nostro è quello lì, fino. Qui ci sono tutte ceramiche. Non so bene, forse si può prendere il tè. Vieni, Alice. E poi ci sono tutti questi vialetti, bonsai, sassini. Questo posto dove mangiare fuori. Andiamo a cercare l'altalena coreana. E questo è l'esterno della nostra casina, che da fuori sembra più grande di quello che non è. E amore, fai il passo. E là c'è l'altalena coreana, che praticamente, a quanto abbiamo capito, è un'altalena che si sta in piedi. Ora si va, amore. Eccolo qua. Riusciti a far salire l'Alice sull'altalena coreana, che ora viene messa in funzione. L'altalena coreana praticamente significa che si sta in piedi. C'è questa cosa che sembra una ghigliottina. E ora, piano piano, ci si mette in movimento. Comunque l'Alice sembra piacere molto. Via, guarda, sta acquisendo velocità. Velocità grandissima. Intanto questi giocano a badminton e c'è altre cose qui da... Questo è un tipico parco giochi tradizionale coreano. Siamo all'entrata della Hoe Folk Village o vabbè, insomma, un altro Mae Ulm. È praticamente patrimonio mondiale dell'umanità. Dovrebbe essere un villaggio tradizionale, oltre che molto ben conservato, anche vero, nel senso che ci stanno 230 persone veramente, vivono e lavorano qua. Ci abbiamo messo un po' per arrivare perché il navigatore non ce lo trovava. E tra l'altro le strade, vabbè, ieri siamo entrati addirittura in contromano quasi su un'autostrada, per dire la segnaletica non è un granché. Comunque adesso facciamo il biglietto, perché qui c'è un biglietto per tutto, ed entriamo e ve lo facciamo vedere.
Questo qui intorno è la Nok Marketplace, ci si accede dall'entrata prima di fare il biglietto e ci sono vari ristoranti e ci sono venditori di varie cose, più che altro cibo, però all'entrata c'era anche uno che vendeva ventagli, libri, insomma. Dopo aver fatto il biglietto ci hanno caricato su un pullman e ci hanno portato, dopo pochi minuti di viaggio, al villaggio vero e proprio, che mi sta scappando il passeggino dell'Alice, l'abbiamo recuperato e insomma ora ci addentriamo. Questa è l'entrata e forse si può girare anche con quegli aggeggini là. Comunque dai, promette bene, piuttosto isolato, ci è voluto una vita per arrivarci, ora andiamo ad esplorarlo. Abbiamo trovato anche qua un artigiano di Kultare e allora l'abbiamo ripreso, stavolta all'arachide, buono, è mio. Piace anche all'Alice. Adesso ci ha dato un dolcino per lei. Questo lo mangio io? Mangio io questo? Mangio io questo. Oggi è domenica. Questa è la via principale di questo villaggio. La caratteristica principale sono questi tetti di paglia e ogni tanto ci sono delle dimore storiche, sono ben segnalate. E poi vabbè, vari rivenditori di cose, di dolci, di quincaglierie. Queste devono essere le famose maschere di legno, perché questa zona è anche famosa per le maschere di legno. E probabilmente si può anche entrare in delle case, però bisogna stare attenti alla loro privacy, perché qui ci vivono veramente, quindi boh, qui è aperto, proviamo a entrare, vediamo un po'. Vabbè, sembra più o meno come il nostro Anok, però questo non è fatto a fini turistici, ma ci vivono veramente. Continua la nostra esplorazione del villaggio, insomma, dei tetti di faglia, e sembra che alcune persone ci stiano veramente. Ed è molto carino, oggi c'è un po' un sole a picco che non le rende tanta giustizia, però mi piace. Ora siamo arrivati al mercatino Anok, dove c'è ogni genere di tutto, certo sono meno, insomma, meno cianfrusaglie delle, insomma, varie cineserie, e ora ci diamo un'occhiata. Sì, ci sono le varie cose che si trovano anche, insomma, le bancarelle di Seul, forse costano un po' meno, però insomma non credo si possa parlare, insomma, di cose tipiche di qui del villaggio Anok. Il villaggio è circondato da questa strada che costeggia il fiume, che è molto piacevole. Qui ora c'è questa foresta di pini che poi dopo finisce. Però molto bellina questa strada, molto rilassante. Chissà quelli che alberi sono, quando magari è primavera, estate, saranno anche tutti pieni. E abbiamo incontrato no, insomma là c'è il ferry, la figliola si stava buttando nel burrone, là c'è il ferry che volendo si porta a fare una gita per il fiume in barca, e molto bellino e veramente sconfinato, un po' come tutto qua. E talmente sconfinato che noi ora si va a mangiare. Che lì ci sta mordendo.
Ecco, siamo arrivati a un altro gruppetto di case veramente molto carine. I coreani si spostano con questi carrellini che vediamo qua, ma si muovono anche in gruppi organizzati. Oggi è domenica e marzo ce ne sono parecchi, anche se insomma la temperatura è sempre sui 6 gradi, anche se oggi non c'è neanche una nuvola. Insomma, queste casette sembra che la gente, in alcune può essere che veramente qualcuno ci stia, altre sono state riconvertite a negozietti, insomma, ristoranti e cose varie. Facciamo vedere questa strana usanza, che abbiamo già visto due persone, due donne che con questi bacchi si picchiano. Io ho supposto che fosse una specie di anticellulite, in effetti venivano vendute queste cose in giro. Comunque questa è la nostra visita al villaggio Anok, cioè Hanoi Folk Village. Ora andiamo a mangiare, che sono le 3, da lì c'è stanco. Ed ecco il nostro pranzo, questo è l'Andong Chicken, un piatto per 2-3 persone, non ci serve per un reggimento. E niente, ora lo assaggiamo, vi faremo sapere. Siamo alla Hanoi Folk Village vicino a Andong, la torre cimentaria di questa piattata di pollo tipico di Andong che Alice sta già degustando. Morbido, buono questo pollo di Andong, un po' difficile da mangiare, però merita. Questo è proprio all'ingresso del Folk Village Hanoi di Andong. Ecco, siamo tornati a casa. Ma siccome i futon coreani, a differenza di quelli giapponesi, sono scomodissimi, quindi al massimo se volete dormire una notte in un futon, però dormite una notte. Però siccome ne abbiamo 3, quindi abbiamo 3 futon e 3 coperte, siccome Alice dorme con noi, abbiamo pensato di smembrare quello centrale mettendo un futon sopra l'altro e nell'altro invece usare una delle coperte, che è abbastanza spessa nonostante faccia caldissimo, perché qui c'è un pavimento riscaldato 24/24, quindi con 2 coperte, anche qui per avere più morbidezza. Quindi ora andiamo a fare questa modifica della stanza. Siamo a Yeonju, abbiamo deciso di venire qui a cena perché è distante una decina di chilometri da Bonghua e sembra che ci sia tantissimi ristoranti. In effetti abbiamo parcheggiato, abbiamo trovato questo vicolo che promette bene, anche se gran parte delle cose qua sono già chiuse. Comunque andiamo a vedere se troviamo un ristorante. Più che altro oggi, dopo aver fatto la colazione coreana che sembrava un pranzo, il pranzo alle 5 di sera con una cosa cucuma così di pollo, ora si vorrebbe qualcosa di non troppo coreano, qualcosa di un po' semplice e leggero. Bene, siamo finiti da Pizza Hut per cena. Cercavamo in realtà un donna e pizza e pasta store, ma non l'abbiamo trovato in quel vicolo che poi si è rivelato essere il mercato di Yeongju. Era quasi tutto chiuso. Abbiamo trovato un'altra via, un po' del shopping, dove c'era un Pizza Dot, un Pizza PC, insomma, che però sembrava ci avesse queste pizze salsosissime come quella che abbiamo mangiato, dolce, e poi non sembrava nemmeno aperto. Abbiamo passato un chicken burger che ci ha solleticato lì un attimo le papille gustative, però abbiamo deciso di venire a vedere se c'era davvero un Pizza Hut, perché secondo il nostro navigatore c'era. E ora abbiamo ordinato una pizza a peperoni, ovvero i peperoni non sono i peperoni ma sono il salame, quello un po' piccantino forse, perché in America lo chiamano peperoni, questo salame piccante, però dovrebbe essere
semplice, insomma, dovrebbe essere formaggio e peperoni. E poi, vabbè, non hanno l'acqua e quindi abbiamo preso una Coca-Cola. Vabbè, vediamo cosa ci porta. Concludiamo qua il nostro 10° giorno in Corea. Abbiamo finito di mangiare la pizza di Pizza Hut in questo quartiere un po' malfamato. Abbiamo incontrato vari locali un po' ambigui. Quello è uno di questi. È molto... prima c'era addirittura, ora non si vede, ma insomma una donna, una figura di una donna ammiccante. Però alla fine ci siamo stati comunque abbastanza bene, perché siamo riusciti a prendere due pizze, una pepperoni e una solo cheese. Non erano dolci, cioè sì, erano un po' dolci, un po' dolciastre, perché tutto qui è un po' dolciastro, però non erano dolci, insomma ci si poteva stare. E l'unica cosa, abbiamo dovuto pasteggiare con la Pepsi perché appunto l'acqua non c'era. Però insomma dai, siamo riusciti a fare una cena abbastanza buona, e quindi questo è la conclusione del nostro 10° giorno in Corea. Domani lasciamo questo posto e a domani. Buonanotte Alice, buonanotte.